Salve ragazze e ragazzi, allora non sono sparita, ma neanche sono andata in vacanza, quindi sono rimasta a casa con un po' di impegni con figli, marito, cane, gatto, tartarughe, eccetera, eccetera. E oggi, visto e considerato che ho il mio giorno di libertà, perché sono andati chi in vacanza, chi al lavoro, e quindi sono rimasta sola io e il mio lampetto che sta. Se n'è riandato in camera di Francesca. Da quando se n'è andata Francesca che lui sta sotto al suo letto con gli occhi. Vabbè. Allora, vi volevo dire che ho fatto insomma un piccolissimo acquisto da 3G Gorla, cioè piccolissimo per me, e ho speso però un botto di soldi per mia figlia, perché io devo prendere il cavalletto per disegnare, tutte insomma i vari fogli, foglietti, perché quest'anno inizierà il liceo artistico, come avete visto nell'altro video, quindi vabbè. Allora sono andata a 3G Gorla e mentre sono andata a comprare insomma queste cose per mia figlia, ho preso un foglio di carta crepla, gomma crepla, che volevo provare a fare dei timbri personalizzati. Ho comprato il pennello, quello con l'acqua, quello che contiene acqua per i colori acquarellabili. Ho preso quello con la punta più grande perché tanto comunque finisce a punta molto molto fina, e quindi ho pensato che va bene sia per fare le cose piccole che per fare quelle grandi. E in più ho comprato questo pennarello che è per l'embossing a caldo. In parole, questo ha una punta piccola che contiene una specie di collante, credo che sia, di liquido, con una punta piatta più grande. Sto riprendendo con la webcam del computer, quindi vabbè, un po' tanto non è che devo fare delle cose particolari. E questo serve perché ci si scrive, si mette sopra la polverina per l'embossing, questa qui, che ho preso, questo della Ryer, sì. E poi si scalda con la pistola a caldo, con la pistola proprio per embosser, e rimane fissato questo pigmento. In più, allora, questi sono gli acquisti proprio stupidi stupidi, perché tanto non c'ho più manco gli occhi per piagne, quindi figuriamoci se vado a fare acquisti. Ho speso tutto quello che potevo spendere, ho preso la Big Shot, queste cosettine, figlio, soldi miei personali, e poi a chi va a chiedere soldi al marito, perché poi gli spelli, che ci devi fare, che ci fai questi queste cose, c'è una casa piena di monnezza. Cioè, ti spiegate io voi che ne ha monnezza. Vabbè. Poi va bene. Allora, Stefania, una ragazza del gruppo Forum, Mani Creative Forum, mi ha mandato dei pensierini. Allora, c'è una letterina, vabbè, mamma lo. Cioè, quanto mi piace quando mi chiamate mamma lo, e mi ha mandato, allora, ogni pacchetto c'è scritto sopra qualcosa, allora, da incollare sulle carte o sulle copertine dei mini album, e mi ha mandato delle pietre in vetro, c'è sta luce che è sparata, ecco, delle pietre in vetro che possono essere, sì, è vero, attaccate sugli album, ma io normalmente le incastono. Poi, un'altra bustina dove mi dice, allora, per decorare le tue creazioni, erano pure numerati, io però non ho seguito la numerazione come al solito mio. Tutti i bottoncini colorati, guardate quanti, bellini, tutti i bottoncini, questi per lo scrap. Poi mi ha mandato le forbicine. Sto facendo la collezione di queste forbicine con la farfallina, con la fatina, questa qui. Già ce n'ho un altro paio e c'ho anche la limetta, le cose, però mi piacciono tantissimo. Ci ha messo questa L di Loredana con la coccinella, che è bellissima. Poi vabbè, c'è un bigliettino e lampo che deve abbaiare. Poi mi ha messo queste mollettine. Lampo, la smetti?
creato niente. Che c'è scritto? Molto utili per mantenere ferme le carte aspettando che la colla asciughi. Vedete quanto è? Siccome sanno che sono rincoglionita, allora capito? Cioè, hanno scritto un po' tutto. E poi, mai rimanere senza il nastro biadesivo. Mai rimanere senza. Cioè, hai perfettamente ragione. Infatti, io ne compro in quantità industriale proprio perché veramente l'avevo trovato da un cinese, da un negozio di cinesi. L'avevo prese per me, per Caterina, li avevo presi tutti quanti. L'altra settimana sono andata lì perché dovevo spedire un pacco a Caterina, dico adesso mi prendo un po' di questi nastri biadesivi, vado lì, dico buongiorno, dico senta, dico ma dove li avete messi i nastri biadesivi? Ah sa signora, noi dice qualche giorno fa una signora aveva presi tutti, dico veramente no, ero io quella che si è presi tutti, ma erano 2 mesi fa. Dico comunque vabbè, e quindi non ce l'avevamo più. E in più mi ci ho messo queste forbicine che fanno le onde. Queste non ce le avevo, cioè avevo altri tipi, ma queste non ce le avevo, quindi ci hai proprio indovinato qual era. E quindi ringrazio Stefania, che è stata carinissima, che mi ha mandato questi regalini. In più, io avevo sempre da una ragazza sempre del gruppo che gentilmente aveva acquistato delle buste per fare gli album, come ha fatto vedere Scrap Mary, degli album con le buste senza il fondo, queste qui. Siccome lei ne aveva, cioè ne poteva acquistare tante, ma non ci faceva niente, ce le siamo divise un po' per uno e ovviamente mi ha mandato, oltre alle buste che gli avevo ordinato, abbiamo diviso la spesa per tutte quante, mi ha mandato un bigliettino carinissimo, che è veramente molto molto carino, il kimono, con dentro ovviamente un pensiero, se ci riesco ad infilarlo, come al solito mio. Guardate quanto è bello. Ovviamente tutte le buste. No? E ha pensato bene di metterci anche questa bustina da borsetta, perché dice così quando fai gli acquisti scrapposi c'hai sempre la busta da riempire. Io ti ringrazio. Ti ringrazio perché sì, se riempio questa mio marito mi caccia da casa. Ok, perché cioè non so se mi spiego, adesso non ve la voglio aprire. È un borsone, non è una borsa. Cioè, quindi io mi immagino, questa la apro e poi vado e la riempio con tutte le cose dello scrap oppure tutte le cose che mi piacciono, no? Voi immaginate, cioè dentro a casa, caro, guarda che cosa, oggi ho fatto spesa, mi sono comprato, ho riempito la busta, ma la dà l'amica mia. Lui prende, mi prende la valigia, i quattro impicci che stanno lì dentro l'armadio, mi chiude la valigia e mi fa, sì, adesso quella è la porta. Quindi se riempio questa mi rovino. Insomma, comunque adesso io ho, vi faccio vedere, un po' di buste, cioè 100 buste per fare gli album. Veramente già ho iniziato a farne uno, ma volevo farvelo vedere, ma ho messo tutto a posto e non lo trovo. Ho messo tutto a posto e non me ne trovo più l'album che dovevo anche terminare. L'avevo iniziato e non so che fine gli ho fatto fare. Perché io quando metto a posto è il momento che non mi trovo più niente. E così è stato. Va bene. Invece vi faccio vedere l'ultima cosa che ho fatto, la mia prima card. Ho fatto la mia prima card. Allora, bianca, semplicissima, anche perché dico, sai, se sbaglio almeno non butto un cartoncino particolare. Allora, questo ho fatto l'embossing con la Big Shot e poi con la carta vetrata ho scartavetrato i bordi rendendolo questo effetto così un po' vecchio. Poi ho messo questo pizzetto, ho messo questa bimba con un angioletto. E sopra con l'embossing è quello che vi ho fatto vedere prima, l'embossing è quello a caldo,
ho scritto Happy Birthday, però questo era un timbro, l'ho fatto con il timbro. E poi ho messo questo fiorellino qua. È molto semplice perché questa diciamo che è la prima, volevo provare un po' di tecnica, volevo provare questa tecnica qui, ho voluto provare gli acquerelli, ho messo la resina mia, ho provato questo. Questa è tutta una serie di prove ed è uscito questa cartolina, insomma, per gli auguri di buon compleanno, ecco. Che dentro ci si può scrivere e va bene. Poi ci farò anche la bustina, al limite la utilizzerò per un compleanno di qualcuno che insomma non ci capisce niente, in modo che non si rende conto che è una schifezza. Però insomma erano tutte prove che ho fatto e va bene. Ok, allora, siccome sono già 10 minuti che chiacchiero e mi sarete anche rotte le scatole, io vi saluto. Poi quando riuscirò a trovare l'album, può darsi pure che poi alla fine ve lo farò vedere finito, perché l'ho solo iniziato e non so dove l'ho messo, quindi vabbè. Perfetto. Ora vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima.